Intanto oggi sono tornati a protestare i risparmiatori che avevano investito soldi nelle obbligazioni subordinate delle quattro banche, lo ricorderete, poi commissariate. Il governo ha detto che chi ha sbagliato risponderà, sia la commissione d'inchiesta. Intanto Nicastro, che è il presidente di queste quattro banche salvate, ha incontrato i sindacati che anche loro non giudicano sufficienti le rassicurazioni sui posti di lavoro. Sentiamo Tindara Cancetta. L'invito di Duilio è per i vertici della Consob. Dovevano essere loro a controllare, dice, insieme agli altri manifestanti che hanno perso i loro risparmi e le obbligazioni subordinate delle quattro banche salvate dal fallimento. Signora, ma lei gliel'avevano spiegato che queste obbligazioni erano a rischio? No, 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 no. Noi ci hanno detto sono soldi sicuri da poterli tenere sotto la materassa. Insomma, sono arrabbiati, per loro bisognava fermare la vendita di quei titoli prima che diventassero carta straccia. I bilanci non si fanno ogni tre mesi, sapevano loro da tre anni che questa banca non andava, perché non hanno fermato? Il governo dice sì ad una commissione d'inchiesta, ma fa quadrato con Consob e Banca Italia. Sono istituzioni da proteggere, se qualcuno ha sbagliato però risponderà. In piazza anche le associazioni dei consumatori che sfoderano l'arma dell'ironia. Il presidente del Codacons si presenta travestito da toro per rompere il muro dell'omertà. Adusbef e Federconsumatori con un Oscar per il presidente della Consob. Vogliamo un premio, l'Oscar alla carriera per mancata vigilanza. Beh, è un Oscar stupendo, è un Oscar che gli andrà a dire vattene a casa. Vuol dire dimissioni per Vegas? Assolutamente sì. Pochi passi più in là, sempre nel centro di Roma, i sindacati incontrano il presidente delle nuove banche nate dopo il tracollo. Roberto Nicastro assicura i posti di lavoro saranno salvaguardati. I dipendenti incalzano, noi non abbiamo colpa. La responsabilità vanno individuate nei vertici. Il lavoratore bancario ha venduto quello che è stato chiesto dalla direzione generale. Tutti quelli che hanno avuto responsabilità con la vecchia gestione, dal nostro punto di vista, devono andare a casa.